Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e oggi vi volevo parlare di Penny Market. Innanzitutto, se non siete iscritti, iscrivetevi, cosa state aspettando? Intanto è gratuito, a me fa crescere il canale, commentate, condividete con il mondo intero e metteteci tanti like, come dice Mario. Allora, nel video precedente vi ho parlato di Everly, non li vedrete in sequenza perché io poi infilo dentro le cose che bene o male possono essere più urgenti al momento. Parliamo di Penny. Passando per Penny una decina di giorni fa mi sono accorta di una cosa carina, cioè praticamente per chi ha la carta fisica di Penny Market c'è un'applicazione. L'applicazione, chi comunque ha la carta, c'è l'applicazione da scaricare sul telefono, tramite, come quella dell'Iper, tramite la quale potete in cui potete comunque vedere la vostra carta Penny, potete comunque vedere tutti i vari vantaggi legati a questa carta. La cosa che mi ha incuriosito tanto è che alla prima registrazione, anche se avete già la carta Penny, spero di non aver detto una cavolata perché io l'ho capita così, alla prima registrazione che buttate via comunque la vostra carta Penny, qui potete anche buttarla, poi se la tenete va bene lo stesso. Comunque che fate la registrazione, registrate i vostri dati sulla carta Penny, vi danno un buono da 5 euro su una spesa di 30 euro da usare entro 24 giorni dall'attivazione. Quindi io aspetto a fare questa cosa. Quindi voi semplicemente registrate la vostra carta sul sito, andate al vostro Penny di riferimento, mostrate il codice che vi è arrivato insieme alla mail o non so se direttamente sull'applicazione e vi scontano 5 euro su una spesa di 30. Io per ora sono a posto, penso che se capiti qualcosa di carino del no food, quindi scarpe, borse, accessori per la casa, andrò, se no io aspetto perché comunque magari mi capita anche un buono dell'American Express, spesso è da 15 su 60, 10 su 50, quindi preferisco aspettare, magari riesco a sommare le due cose. O anche se le due cose non le riesco a sommare, pazienza, io comunque aspetto lo stesso perché adesso non mi serve. Quindi voi avete una volta scaricata la vostra applicazione, la vostra carta fisica, potete anche non usarla più. Non fateci caso, io gioco sempre con quello che ho in mano, come dico sempre, quindi non fateci caso se intanto compare qualcosa. Quindi voi potete anche non tenere più la vostra carta fisica, ogni volta che andate al Penny mostrate la vostra carta, ma il bello di questa carta è che vi dà degli sconti aggiuntivi dedicati solo a voi. Un po' come Iper dà i suoi coupon, Penny dà degli sconti dedicati ai possessori della sua tessera. Sconti dedicati, potete vedere il volantino della zona. Potete anche simulare una spesa, nel senso che avete proprio una lista della spesa con tutti i prodotti che ci sono all'interno del negozio. Invece di avere la lista cartacea, potete avere questa lista sull'applicazione, in modo magari da non dimenticare niente o comunque da controllare sempre di avere la vostra lista dietro, perché capita spesso anche a me di non averla dietro. Io infatti quando vado all'Iper ho la lista nella mia applicazione dell'Iper. Online, non sull'applicazione propria, sul sito ho la possibilità di averla e quindi faccio così. Non è una cosa malvagia perché comunque riduciamo lo spreco di carta. E che altro? Ah, fino purtroppo questo video lo vedrete un po' tardi, però date occhio che ogni tanto Penny regala dei buoni da ritagliare sul volantino per dei prodotti. Adesso c'erano il 21 e il 22, oggi è il 20, no, il 22 e il 23, oggi è il 22, quindi in ogni caso ve lo pubblico è troppo tardi. Comunque il 22 e il 23 c'era la possibilità di avere uno sconto del 30% su due prodotti a scelta non in promozione. Non vi preoccupate perché Penny queste cose ogni tanto le fa, come ogni tanto regala un 10 euro su 50 se fate una spesa minima di 25 piuttosto che 30. Quindi se siete delle persone che vanno a fare la spesa da Penny, io vi consiglio di scaricare questa applicazione perché già 5 euro su 30 non si buttano via per chi li usa. In più, per chi abita nella zona di Milano, Torino e Catania, presumo città, Milano città, Torino città e Catania città, c'è la possibilità di farsi arrivare la spesa a casa, che è già un bel incentivo.
Quindi vi fate la vostra bella lista della spesa, la inoltrate e poi non mi sono addentrata di più perché io abito Milano, a Milano provincia, non a Milano città. Quindi non mi sono, non mi sono, no, non ho approfondito la questione. Ultima cosa, entro il 4 di febbraio, spero di aver detto giusto, 4 febbraio o il 20 febbraio, comunque entro febbraio, i primi di febbraio se non ricordo male. Ve lo scrivo bene sotto perché c'è l'appunto di là e di là c'è Francesco che non è voluto andare a scuola. C'è la possibilità ogni 15 euro di avere un bollino per avere dei carinissimi omaggi di bigiotteria. Penso sia bigiotteria, adesso non vorrei dire una cavolata. Comunque, dei carinissimi gioielli carini. Io li trovo, li ho visti, sono carini. Sul sito comunque di Penny. O se vi fate dare la tessera c'è scritto bene quanti punti servono per arrivare a prendere l'omaggio. Basta, in questo momento trovate fino al 27 la spe fino al 27 se non ricordo male una buona promozione col 50 1 50 centesimi 1 euro 1,50 euro di prodotti per fare la spesa a pochissimo, quindi. E basta, il video in questo momento finisce qui. Spero di non essermi impappinata perché stavo cercando di ricordarmi le date. Non mai lasciare in giro i fogli perché poi non ti ricordi. Comunque, iscrivetevi perché vi farò sapere anche per l'applicazione della Lidl, così non perdete nessuno di questi video e fate crescere il mio canale. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!